Andrea Ippolito, quanto è bello tornare a casa perché Reggio Emilia è casa tua. Sì, esatto, bellissimo, emozionante. Sensazione strana perché tornare con una maglietta diversa è strano, è quella che è stata per me per 2 anni è stata veramente una seconda casa. L'ho detto a maggio quando sono andato via dopo la cena che abbiamo fatto noi tifosi e lo ripeto adesso. Ovviamente le motivazioni sono alte anche a Molfetta perché, come dicevo anche prima, sto benissimo giù, mi stanno accogliendo con grandissima serenità e tranquillità. E niente, ritrovo tutti, ho riabbracciato tutti voi ed è bello, emozionante. E poi, ovviamente, però, una volta che si scende in campo, Reggio è avversario per me. Parlaci della tua esperienza appunto a Molfetta, in campo e anche fuori dal campo. No, bene, ripeto, la società si fa in quattro per noi, quindi abbiamo detto prima, sto bene, è un clima diverso perché ecco, c'è questa, insomma, rispetto al nord, il clima del sud è un po' più caloroso, un po' più. Un po' più simile a casa tua anche. Sì, esatto, infatti mi rispecchio per molte cose. No, ma sto bene, col gruppo siamo abbastanza giovani, quindi ci troviamo bene. Sono stato fortunato alla fine a scegliere Molfetta perché reputavo che fosse una piazza importante per me e confermo tutto quello che ho detto a luglio, che è appunto la scelta che ho fatto. A luglio appunto avevi parlato di un arrivederci con Reggio. Adesso dopo qualche mese, quali sono le tue sensazioni? Io ripeto, io qui ho lasciato un pezzo del mio cuore, non faccio fatica a dirlo e non mi vergogno a dirlo. Arrivederci, ripeto che a me farebbe tanto piacere tornare in mezzo a questa gente, però penso anche al presente perché è importante quello là. Io adesso sto giocando per Molfetta e sono contento di farlo, sono orgoglioso di farlo perché siamo quarti in classifica e dobbiamo difendere questo risultato, questa posizione in classifica per le finali di Coppa Italia. Poi in futuro dico tranquillamente che non escludo il fatto di poter pensare di nuovamente a Reggio Emilia, però ovviamente se facciamo bene a Molfetta penserò anche a Molfetta. Un saluto alle tue tigri e a Studio Volley ti vedranno tutti quanti, insomma, salutare a modo tuo. Io le Tigri voglio particolarmente bene, ci sono state vicinissime anche l'anno scorso che siamo retrocessi, quindi questo vuol dire che sono veramente attaccati a questa società e a questa maglietta. Voglio bene a loro e niente, posso mandare un bacione a tutti loro e poi avrò modo di salutarle una ad una dopo la partita. Grazie. Ciao.